tutti, sono Matteo Di Citra, questo è UDub, il mio canale dedicato al mondo del doppiaggio e di doppiatori. Oggi diamo il benvenuto a Chiara Corizzi. Buon pomeriggio a tutti, grazie Matteo per avermi ospitata sul tuo canale. Oggi vogliamo scoprire qualcosa più sul tuo lavoro, ma anche su di te. Sì. Quello è quello che racconta chi sei. Sei nata a Roma il 29 maggio del 1968. Sì, signore. Figlia dei grandi doppiatori Pino Colizzi e Emanuele Andrei. Anche questo è vero. E oltre ad essere doppiatrice, sei adattatrice e direttrice del doppiaggio. Sì, anche questo è vero. Tu hai doppiato personaggi come Nicole Kidman, Emily Watson, Kate Winslet, Penelope Cruz, Uma Thurman, Michelle Williams, Halle Berry, Robin Wright, Jennifer Jason Leigh e Sarah Chalk. Sì. E personaggi come la principessa Atta in A Bug's Life, Gloria in Madagascar e Mary Beth in Il Libro della Vita. Sì. E come direttrice del doppiaggio hai diretto Atypical. Ho diretto soltanto la seconda stagione di Atypical. Poi magari ti do un'anteprima che deve uscire lunedì di una serie che ho diretto e che spero vedrai e spero ti piacerà, perché ho fatto anche i dialoghi Ok. di quella serie. D'accordo. Chiara, tu sei figlia d'arte, sei figlia dei grandi Pino Colizzi e Emanuela Andrei. Alcuni tuoi colleghi hanno raccontato che questo li ha aiutati. All'inizio è stato così anche per te? Sì, sicuramente, perché questo è un lavoro, è un po' come avere una piccola fabbrica artigianale, e i figli, i nipoti, ai nipoti e ai figli si insegna il mestiere, poi se continuino a farlo o meno dipende. Certo, c'è chi è più portato, chi è meno portato, chi proprio non ne vuole sapere. Però la tendenza è inserire i propri cari, perché sono comunque lavori a rischio i nostri, non abbiamo un ufficio, non abbiamo una fabbrica da lasciare in eredità, quindi si cerca di insegnare un mestiere che tra l'altro appunto si sta dimostrando anche un mestiere che sta durando a lungo nel tempo, quest'anno sono 100 anni. Che c'è il doppiaggio, no? Quindi sicuramente è stato un vantaggio essere figlia di doppiatori. Il tuo percorso artistico. Dunque, io sono cresciuta appunto in una famiglia nella quale era normale parlare di attori, di cinema, di teatro, perché i miei genitori hanno iniziato tutte e due facendo l'accademia e facendo teatro. Poi il doppiaggio, diciamo che era un'isola felice dove approdare quando tra una tournée e l'altra c'erano delle esigenze familiari anche che richiedevano la presenza dei genitori e loro per un periodo hanno scelto di non fare altro che doppiaggio proprio per essere genitori presenti. E non ti nego che sicuramente tra il teatro di oggi e il doppiaggio è sicuramente più remunerativo. All'epoca il tipo di teatro che facevano i miei genitori poteva essere molto anche economicamente vantaggioso, però significava stare fuori tanti mesi. E io mi ricordo qualche tournée di mio padre, non di mia madre, perché mia madre smise praticamente quando siamo nati io e mio fratello, smise di fare il teatro. E quindi diciamo che vivevo il loro mestiere come non cioè ne vivevo i vantaggi, non so, frequentare certe persone poteva essere interessante, però lo vivevo con gli occhi da bambina e da bambini non è che vedi tutto rose e fiori, anzi vedi spesso cogli anche le ipocrisie, quindi non mi piaceva tanto l'ambiente. E diciamo che per tanti anni
io ho cercato, e anche mio padre non voleva che né io né mio fratello fossimo coinvolti in questa, in questo ambiente direttamente. Quindi non abbiamo iniziato da bambini a fare doppiaggio. Poi mio fratello non lo fa proprio, però insomma io non ho iniziato da bambina come tanti colleghi. Ho iniziato a 15 anni, che comunque si è molto giovani, però così, tanto per cercare di inserirmi, non perché io continuassi, ma più che altro per avere un primo contributo che mi sarebbe forse tornato utile per avere una pensione prima del normale, ecco. Però ecco, non ho iniziato subito, io ero molto incerta, avrei voluto fare una carriera sportiva, sarei stata anche disposta a trasferirmi in montagna perché amo sciare e avrei voluto fare quello. Poi a un certo punto ho capito che invece mi piaceva, però non ho fatto accademie perché purtroppo in quegli anni né mio padre né mia madre ritenevano che fosse l'accademia all'altezza dell'accademia che avevano fatto loro. Spesso succede, no? Che un genitore ti dice, ma non è più quella di una volta, se tu vuoi lavorare ci penso io. E io mi sono preclusa quindi uno studio che fosse anche della recitazione in video o teatrale. Poi quando ho capito che mi sarebbe piaciuto fare doppiaggio, mi sono concentrata su questo mestiere e lì è stato facile perché quando andavo a presentarmi ai direttori avevo un cognome che pesava, quindi si ricordavano, se insieme ci presentavamo io e un'altra era più facile ricordarsi di me, quindi ci sono dei privilegi ovviamente avere questo nome. Poi se uno è all'altezza del nome che porta, tanto meglio, comunque è innegabile che è più facile. E quindi ho iniziato così, semplicemente così, ho lavorato all'inizio molto al gruppo 30 perché il gruppo 30 si era formato da pochi anni, nell'84, nell'86 non mi ricordo, e mio padre e mia madre erano soci del gruppo 30, all'epoca appunto io avevo 14, 15, insomma l'adolescenza, e ho fatto molta gavetta nel gruppo 30, quindi quella che oggi è la Pumais 2 per me è un po' come tornare a casa, mi sento sì, nella casa di famiglia quando sono a lavorare con loro. Certo. Hai avuto dei maestri nel tuo lavoro di cui hai ricordi particolari? Sì, oddio, nessuno si è posto nella maniera ora ti insegno, però da tanti ho imparato. In quegli anni ho imparato moltissimo da Sonia Scotti, poi chiaramente ho imparato da Rossella, qualcosa ho imparato anche allora da mio padre, perché mio padre non mi chiamava molto, mio padre era molto ligio, quindi non faceva favoritismi. Mio padre ha iniziato a chiamarmi per fare cose importanti quando già ero diventata importante io e senza essere passata, diciamo, soltanto in sala da lui, anzi. E mio padre, quindi ho capito il valore di mio padre già da attrice ed è stato un bene perché non ho subito il suo modo, ma l'ho potuto apprezzare. Sicuramente ho imparato qualcosa da Tonino Accolla, da Rodolfo Bianchi, da Rosy Rocchi, da Maura Vespini, ma sai, il più grande insegnante in questo lavoro è l'attore che doppi. Poi il più grande insegnante è, non c'è niente da fare, anche stare in sala e l'esperienza diventano grandi insegnanti. Però non voglio dimenticare nessuno, quindi continuo con un elenco. Ho imparato da Peppino Rinaldi alcune cose. Ho imparato, per esempio, che quando si ha talento come quello di Peppino o di Maria Pia Di Meo, puoi solo ammirarlo. Non si può riprodurre. Succede qualcosa di magico e sei lì, insomma, e assisti.
Direi che basta, non mi viene in mente, se poi mi viene in mente qualche altro maestro lo dico. Quando un attore o attrice è difficile da doppiare, me ne puoi indicare una? Allora, normalmente gli attori più difficili da doppiare sono quelli che non sono bravi, perché vedi, se tu dovessi riprodurre un disegno, no? Immagina che devi copiare un disegno e hai a che fare con una bella rosa rossa, un prato verde e un cielo azzurro. Non è difficile prendere quelle tinte e riprodurle. Sono chiare, sono definite, ma se io comincio a mischiarle e a fare delle tinte confuse, i colori non sono, anche i contorni dei disegni non sono nitidi, fai più fatica e questa copia non ti riesce tanto bene perché anziché definire la rosa diventa a un certo punto prato e non sai più come gestire il colore. Ecco, un attore che non è bravo non ti fa capire le sue intenzioni fino in fondo e quindi si fa fatica a trovare la tinta giusta, l'intenzione giusta. Però poi ci sono degli attori straordinari che usano delle sfumature e anche lì devi essere bravo. Io per esempio ti dico, attrici non brave non mi va neanche di elencarle, magari non me le ricordo nemmeno. Però attrici straordinarie come Kate Winslet per me hanno una tavolozza, continuando col paragone dei pennelli, che non riesco mai a avere simile. Mi mancano tanti colori, secondo me, che lei riesce a ottenere e io ci provo, però non sono mai all'altezza. Invece, per esempio, un po' per le caratteristiche vocali, se vuoi, un po' per la preparazione, lei è un'attrice di preparazione anglosassone, inglese, cioè anche se è americana, però ha un tipo di studio di preparazione teatrale, insomma, adesso magari dico anche delle cose non giuste, quindi è meglio che non mi avventuro, però ti posso dire che ha un livello molto alto e la mia vocalità non, secondo me non raggiunge mai le capacità sue, mentre per esempio la Kidman, con tutto che è straordinaria anche lei, però abbiamo delle tinte molto più simili, per me è più facile trovare le sfumature che usa lei, i colori che usa lei. E quindi per me è molto facile doppiare la Kidman, mentre doppiare la Winslet ogni volta sono di fronte a... sono un po' smarrita e quindi mi piace anche di più doppiarla la Winslet, proprio perché è una sfida ogni volta. Infatti questa domanda, sto dicendo che la Winslet è l'attrice che hai doppiato più spesso. Anche io la trovo un'attrice eccezionale. Il suo film di maggior successo è senza dubbio Titanic. Qual è invece il tuo preferito? Allora, mi è piaciuto moltissimo la serie che lei ha fatto che si chiama Mildred Pierce. È una serie che è andata su, credo, Sky Atlantic 4 o 5 anni fa, una cosa così. È una serie in cui proprio mi è piaciuta moltissimo, mi sono molto divertita a doppiarla, anche perché era un personaggio appunto che copriva, mi pare, 6 puntate o 8, non mi ricordo quante. Quindi forse il personaggio più lungo fatto con lei, perché saranno state 4 o 5 ore di lavoro, insomma, di girato, quindi più, il personaggio più completo, anche in un passaggio temporale più lungo. Sono molto affezionata al film Se mi lasci ti cancello perché è un ruolo divertente, Clementine. E poi chiaramente anche Revolutionary Road. Sì, non c'è un ruolo. A parte il Titanic, che è la prima volta che l'ho doppiata e quindi mi ha regalato una popolarità che è inimmaginabile, però è chiaro che
è un ruolo curioso quello. Mentre la doppiavo, dicevo, ma guarda questa se non lo farà morire, perché io non l'avevo neanche visto, non sapevo la storia tra loro come andasse a finire. E mi arrabbiavo perché dicevo, ma guarda se questa non arriverà a farlo morire, questo carattere capriccioso che se deve, si lancia dalla nave, dalla barca di salvataggio, si deve ributtare sulla nave, costringendo lui anche a rischiare la vita. Quindi insomma lì ero divertita perché la storia ti diverte, però è un personaggio strano quello di Rose, mi ha dato popolarità, ma certo non è il personaggio più bello per un attore, secondo me. Però insomma, tutto quello che ha fatto è bello di Kate Winslet, devo dire. Non ha sbagliato un colpo. Vero, vero. Chiara, anche se immagino già la risposta, qual è la domanda che ti fanno più spesso in merito al tuo lavoro? Diciamo che la domanda più frequente è come si fa a diventare doppiatori. La domanda che mi fanno tanti, perché è difficile trovare un appassionato di doppiaggio che non desideri essere un doppiatore, un appassionato e basta, come fosse uno che degusta il vino e non lo vuole produrre. Quindi è una delle domande che mi fanno più spesso, come si fa a diventare doppiatori. Poi legata al mio lavoro in particolare, non so se c'è una domanda, forse sì, a quale personaggio sono più affezionata. Sì, sono queste le domande. Ho indovinato? Sì. Era questa la domanda che anche tu mi volevi fare? Come si fa? No, no, no. C'erano loro due sul mare, tutti e due congelati, Jack e Rose. Ah, legata al film. Sì. Ah, legata al film, certo che mi chiedono tutti, ma perché non hai fatto spazio? E si poteva salvare anche lui. Certo. Sì. Vabbè, ma vedi, in quel particolare film, la morte di lui è come se avesse regalato a lei, anzi, se come se avesse obbligato lei a vivere per due. Infatti noi vediamo lei che dopo, lei dice no, lui mi ha salvato in tanti modi, perché non solo mi ha salvato da un matrimonio in cui sarei stata infelice, ma mi ha dato il motivo di vivere, e fanno una carrellata su delle fotografie in cui si capisce che lei, per essere una donna dei primi del Novecento, ha fatto cose che nessuna donna all'epoca faceva. Andare in elicottero, andare in aereo, no, in elicottero no, cioè andare in aereo, andare a cavallo, sposarsi più volte, separarsi. Quindi lei riconosce che la morte di Jack le ha dato l'obbligo morale di vivere anche per lui. E quindi non poteva Jack non morire, se no sarebbe stata una storia banale d'amore e basta. E poi non ci avrebbe fatto soffrire come invece bisogna soffrire per chi muore in mare in quel modo, sia allora che oggi. Un pochino di dolore ce lo lascia addosso, no? Se fosse andata a finire bene, uno sarebbe uscito dal cinema pensando che il Titanic è solo una storia d'amore finita bene. Invece no, il Titanic è una storia tragica della superbia umana di fronte anche a situazioni del genere, no? Qual è la frase che ti chiedono di recitare più spesso? Mi fido di te. Però lo sai che ti racconto una cosa, ho doppiato anche un documentario in cui c'era la Winslet. Sai che c'è, non so se l'hai mai visto, c'è un americano simpatico che è uno di quelli che fa vite al limite, tipo, e porta personaggi noti 2 o 3 giorni fuori a vivere situazioni estreme, alla natura, all'aperto. E io ho doppiato l'episodio in cui lui si porta Kate Winslet.
E ovviamente, a parte la situazione buffa in cui lei tira fuori, si capisce che è una donna con un grandissimo carattere e anche molta forza, è una che comunque è cresciuta andando in campeggio l'estate con i genitori, quindi non è una signorinetta così, anzi. E lei è stata una anche molto volitiva anche nel suo lavoro. E raccontava che quando ha fatto il provino per Rose, poi dopo averlo fatto, lei ha mandato a Cameron un fascio di rose e un biglietto nel quale gli dicevo: io sono la tua Rose, quindi un po' spingendolo a sceglierla. E poi raccontava che continuamente le persone che la incontrano le chiedono di dire: mi fido di te, a lei. Quindi è una cosa che ci accomuna. Io avrei voluto dirle, pensa che lo chiedono pure a me, figurati a te che sei l'attrice. E poi che lei ha fatto mille cose, ha fatto Shakespeare, ha fatto tantissimi film anche bellissimi, eppure il Titanic è la cosa che gli chiedono più di fare. Uma Thurman, sì. Hai cominciato a doppiarla da quale film? Da Kill Bill, perché c'erano i provini, hanno fatto, e il provino era sulla scena in cui lei parla con Hattori Hanzo, come ci sono delle parti che dovevano rimanere in originale, cioè in presa diretta con la sua voce, perché parlavano lei e il giapponese, e non avrebbero potuto ridoppiarle, quelle parti dovevano rimanere in originale, quindi hanno fatto i provini per cercare anche la voce che somigliasse di più alla sua. E io evidentemente non è che ho la voce che somiglia a Uma Thurman, però probabilmente ho facilità a cambiare, a imitarle, e quindi ho vinto il provino su questa scena. E dimmi, scusa. Immagino che pur conoscendo un'attrice ci si metta un po' di tempo prima di riuscire a trovare una chiave per interpretare le sue emozioni. Tu come fai? Quanto tempo o quanti film prima di poter dire di conoscerla? Sai che c'è, non è che un attore, per fortuna, è proprio un attore perché cambia da un personaggio all'altro. Cioè, quando si parla di un attore, per dire che non è tanto bravo, si dice che fa sempre la stessa cosa. Quindi un attore deve essere in grado di cambiare da un personaggio all'altro, e quindi ogni film è una storia a sé. Diciamo che questo percorso si fa per ogni film, riuscire a trovare la chiave per interpretare quel personaggio, e alle volte te la suggerisce una risata, uno sguardo, neanche una battuta scritta, e devi essere attento, e questa è una delle cose più importanti per uno che vuole fare questo lavoro, essere in grado di cogliere i segnali che un attore dà velocemente, perché il nostro lavoro non ha la preparazione e il tempo che ha il lavoro dell'attore, no? Vai in sala, alle volte non sai neanche che cosa stai andando a fare, entri in sala, ti viene detto e tu subito devi essere pronto a riproporre quell'emozione, quello stato d'animo. Quindi è un lavoro curioso, no? Anche di improvvisazione, se vuoi, emotiva. Commedia o dramma? Cosa ti piace di più? Forse mi piace, adesso ti dico commedia, mi divertirebbe molto fare più cose comiche. Non sono stata mai utilizzata tanto per cose comiche, perché sono stata considerata una prima attrice classica, e quindi il primo attore è più legato a, sì, storie d'amore, romantiche, drammi, commedia, come invece Franco che ha il grosso, sono tutte commedie, mi divertirebbe molto. È più difficile far ridere, anche nel doppiaggio è più difficile far ridere, anche se il lavoro l'hanno già fatto. E far piangere è meno faticoso, diciamo, ci si riesce con più facilità. C'è la musica,
per esempio, tu non è che per far ridere puoi scegliere una musica adatta che faccia ridere, ma piangere, quindi devi essere, è un più difficile far ridere. Quindi mi piacerebbe di più dirti che mi piacerebbe fare più commedia adesso. Pochi ruoli comici, ma di peso. La dottoressa e il dottor Reid, Sarah Chalk, è una delle colonne di quella fantastica serie che è Scrubs. Che carattere ha? Ah, beh, lei mi diverte moltissimo. Devo dire che è forse il tipo di comicità che più mi si adatta, perché è la belloccia che è goffa e che fa ridere suo malgrado. Quindi quel tipo di comicità fatta di più di anche di circostanze, di movimenti, di non rendersi conto della situazione, certe cose mi somiglia, o comunque somiglia molto a quello che a me piacerebbe essere, quindi se non altro mi ci rispecchio molto, in quella comicità anche dovuta alle gaffe che fa, ai racconti assurdi. Ecco, vedi Matteo, si può essere legati a degli attori importanti, però con Sarah Chalk ho passato un sacco di tempo, anni, e quindi assisti anche alla crescita pure di un personaggio, e alla fine le serie di questo tipo ti fanno proprio diventare, ti fanno affezionare. Purtroppo è pure finita troppo presto quella serie, guarda, perché quante stagioni sono? Io mi ricordo, forse dopo la settima non c'era più tanto lei, però 7-8, poi lei ha fatto una serie da protagonista, però non aveva la stessa scrittura di Scrubs, non è stato un gran successo, quindi è stato un episodio unico, purtroppo. Non ce ne sono di Scrubs? No. No. Ma la doppierai anche nel prossimo film? Tu sai che c'è un film con lei? Sì, sì, di Scrubs. Ah, fanno un film di Scrubs? Sì. Non lo sapevo. Beh, penso proprio di sì. Se c'è, penso proprio di sì. Qual è il film che ti ha fatto innamorare del cinema? Ma intanto non è che io sia un'innamorata del cinema come altri. I veri innamorati del cinema hanno una passione insaziabile. Quindi non saprei rispondere a questa domanda, perché non sono un'appassionata di come, cioè non sono una che merita l'appellativo di appassionata del cinema. Non ho visto anche un sacco di classici che avrei dovuto vedere, non ho, è una domanda troppo difficile, perché non mi rispecchio nell'appassionata del cinema, sono una che ama il cinema, ma come uno spettatore che legge un libro, non sono troppo, non mi si adatta l'aggettivo appassionata, è un abuso che farei di questa parola, e non c'è un film in particolare al quale mi sono affezionata. Sai, i film poi ti legano a dei periodi particolari della vita, quindi ho dei ricordi, come la musica. Io non sento la musica tutti i giorni, ogni momento. Sento in particolari momenti, perché per me la musica è come una scelta in quel momento di stare a sentire, non ce l'ho come sottofondo. E lo stesso un film è una scelta, ho voglia di vedere una cosa e la vedo. E cioè, ti posso dire che c'è un film che per anni è stato il mio film preferito, però io ti direi, Matteo, che è più legato veramente a quello che vivevo io, all'età che stavo vivendo, un inizio di emancipazione dalla famiglia, per cui cominciavo ad avere i miei gusti, ed è un film di Alan Alda, mi sembra, che si chiama Harold and Maude. Io non c'entro niente, ero molto piccola, non sapevo nemmeno che cosa avrei fatto della vita, però quel film mi fulminò, ecco,
Non so neanche dirti perché oggi quando lo vedo mi piace ancora, mi fulminarono le musiche che erano di Cat Stevens. Proprio mi. Però non è che da lì è nata la mia passione per il cinema, da lì è nata forse la mia passione per un certo tipo di emozioni che anche il cinema dà, ma non solo il cinema. Okay. Hai conosciuto qualche attrice di quelle che hai doppiato? Ho conosciuto un'attrice fiamminga, belga, non mi ricordo se è belga, tedesca, che in questo momento non mi ricordo nemmeno come si chiama, è l'attrice che ho doppiato in Black Book, e poi lei ha fatto un film più importante dove l'ho doppiata io, che mi sembra si chiami Operazione Valchiria, era la protagonista femminile con Tom Cruise. E non mi ricordo come si chiama lei, comunque ho conosciuto lei all'anteprima alla Casa del Cinema a Roma del film Black Book, me l'hanno presentata in quell'occasione, è l'unica attrice che ho conosciuto, almeno l'unica attrice che ho conosciuto non di lingua italiana. Poi ho conosciuto delle attrici che ho doppiato che parlavano anche italiano, ma che hanno scelto di essere doppiate e sono. Però non mi fa neanche piacere dirlo, perché in quel caso sono state doppiate perché non erano all'altezza della recitazione, quindi non è carino che io lo dica. E in un caso addirittura perché lei, non, secondo il regista, non parlava bene italiano, oppure perché non è italiana, secondo me non era vero, parlava benissimo. Beh, queste le posso dire, ho doppiato Barbara Bobulova nella Cittadella e ho doppiato Kasia Smutnik in un thriller, soltanto perché avevano una leggera inflessione dell'est che non piaceva al regista, non era giustificata, e quindi le ho doppiate, ma loro si sarebbero doppiate benissimo, sono bravissime. Altre attrici italiane non te lo dico, perché veramente le ho doppiate per recuperare degli orrori. Dei film d'animazione cosa ne pensi? È che alcuni sono bellissimi, e alcuni sono dei veri e propri capolavori, quelli rimangono più nella mente delle persone proprio perché li crei. È vero che sono anche in originale hanno dei doppiatori, degli attori bravissimi, però diciamo che alle volte si fanno dei capolavori come Gli Incredibili. Il doppiaggio degli Incredibili per me è un doppiaggio incredibile. La scelta di Amanda Lear su Edna Mode è una scelta geniale che crea un personaggio fantastico. Quindi diciamo che quando uno è capace di fare una direzione di quel tipo, veramente lascia un'impronta importante. Ecco, vedi, prima hai detto i film della vita, forse Mowgli, nel senso forse Il Libro della Giungla, forse Robin Hood, ecco, forse dei certi cartoni animati, ma non è che mi hanno fatto appassionare al cinema, mi sono rimasti nel cuore perché avevano anche dei doppiaggi splendidi, Alice nel Paese delle Meraviglie, proprio bellissimi. Cosa ne pensi dei talent, cioè le persone famose che vengono chiamate a doppiare? Che vuoi che ti dica? Un'operazione economica di marketing, se funziona, porta popolarità al film, non qualità. Quindi se io voglio mangiare tanto e non vado alla qualità, vado in un ristorante tutto a 3 euro, mangio come uno sfondato e poi non ho puntato sulla qualità, il risultato che volevo l'ho ottenuto. Quindi il talent non è una scelta artistica, è una scelta economica, e quindi funziona. Se poi purtroppo a scapito degli appassionati, non delle tasche di chi investe. Purtroppo le persone sono più la legge la fa il mercato, no? E quindi.
Nicole Kidman è una delle attrici che hai doppiato spesso. Ha iniziato con The Others. Che film è? Ha presentato difficoltà particolari? Sì. Sì, ho iniziato, anche in quel caso ho fatto un provino. È un film particolare perché io anche di quel film non sapevo la trama. Volutamente non mi raccontavano cosa sarebbe successo, forse perché rimanesse un senso di meraviglia. Ho lavorato da sola, mi ricordo benissimo il periodo, che era estate, che avevo preso una freddata da aria condizionata e mi era andata via la voce, quindi ho fatto molta fatica fisica, però un ruolo per la prima volta, doppiavo un'attrice con quella importanza e con quelle capacità, perché rispetto per esempio alla Winslet, il Titanic era prima, ma il Titanic non è il film più bello della Winslet da un punto di vista di recitazione. Invece forse The Others della Kidman era da un punto di vista di recitazione un film incredibile. Lei non era perfetta e io per la prima volta cercavo, e non solo cercavo, sono riuscita perché ero da un punto di vista artistico, ero in un periodo di grazia, quindi riuscivo a fare un po' quello che volevo pur lavorando con una difficoltà vocale perché mi era andata via la voce, ma è stata funzionale al personaggio. Di recente ho apprezzato molto il tuo ed il suo lavoro in Big Little Lies. Ne arriverà una terza? Non lo so, sai che hanno scritto la seconda, l'hanno scritta perché aveva avuto successo la prima. Non so come è andata la seconda stagione, se è andata bene può darsi di sì. Ho visto sul profilo della Kidman che ci sono altre cose che lei ha fatto, credo ci sia un lavoro con Hugh Grant, mi sembra, che deve uscire. Cioè, non ho visto quello, però vedo che lei è molto attiva con le altre donne di quella serie, quindi può darsi pure che stiano scrivendo una terza stagione, non ne ho idea. Per dirtela tutta, non è un genere che mi piace molto quello. Peccato. Pensa te. No, non peccato, nel senso lo faccio, do il massimo, però non è un tipo di. Non riesco a identificarmi tanto in queste donne americane. Lì ci vedo proprio un abisso, culturale tra noi e loro. Non so chi sta avanti e chi sta indietro, chi è meglio, chi è peggio, ma non mi riesco a riconoscere. E quindi, non lo amo particolarmente. Invece, per dirti, adesso visto che stiamo parlando solo di me, non del mio lavoro, c'è una serie francese che mi piace moltissimo che si chiama Chiami il mio agente. Ecco, una serie di quelle mi diverte moltissimo e mi piacerebbe molto di più far parte di quel. E tra l'altro forse lo fa farò parte di quella serie come doppiaggio, perché è una serie che è andata talmente bene che adesso forse avranno delle presenze di attori e può darsi che anche la Kidman ci sarà. Ecco, quel tipo di cinema mi diverte, mi piace molto di più che non Little Big Lies. Chiara, cosa ti piace fare nel tempo libero? Amo molto lo sport, quindi quando è possibile mi dedico anche a questo. Mi piace dipingere, mi piace scolpire, mi piace disegnare. Mi piace la manualità, faccio tantissime cose che hanno a che fare con. Sto facendo. Ti faccio vedere, vedi, sto facendo delle miniature di ambienti. Questi sono dei banconi per una casa, un coffee house che sto facendo. Mi piace leggere, sì. Diciamo che la parte creativa, manuale mi piace molto. Bellissimo. Bellissimo.
Pensi che un attore debba avere sempre lo stesso doppiatore o si dovrebbe fare il provino ogni volta? No, penso che dovrebbe avere sempre lo stesso doppiatore. Certamente si può sbagliare qualche volta, eh. Può un attore essere doppiato da un doppiatore che non è all'altezza e che dimostra di non essere mai all'altezza. E a quel punto una sostituzione non è grave. Però sono tanti i casi in cui invece un attore è cresciuto. Con un doppiatore cresciuto con l'attore che doppiava. Quindi c'è anche questa possibilità. Certamente mi piacerebbe essere legata a degli attori per sempre, anche perché ci darebbe un peso economico importante e oltre che affettivo. Però oggi come oggi non è più così possibile un discorso del genere, quindi anche sai, le produzioni sono aumentate, gli attori fanno piccoli ruoli da una parte, poi magari fanno serie intere da un'altra, poi può succedere che magari adesso ho visto che tre attrici che io doppio sono insieme in una stessa lavorazione. Come fai? Se avessero realmente tutte sempre la mia voce, dovrei doppiarle tutte e tre. Quindi non so, non lo so. Oggi non ci sono più troppe regole. Soprattutto è difficile stabilire delle regole artistiche oggi. Siamo in una fase difficile dove forse la qualità ritornerà a essere la padrona del nostro lavoro, ma non è questo il momento. Cerchi in un doppiatore quando scegli una voce per un doppiaggio. Verità, creatività, personalità. Oggi ci sono molti doppiatori perfetti, tecnicamente, e l'interpretazione è importante? Non la capisco la domanda, cioè sono Nel perfetti senso che tecnicamente, però Cioè, sono. molti doppiatori sono perfetti tecnicamente e l'interpretazione è importante? Certo, cioè, ma perfetti tecnicamente, però tu sottintendi, ma non artisticamente. Il sentimento, sì. Ah, beh, certo. Perché vedi, prima hai parlato dei talent, no? Quando si va al cinema a vedere un film dove c'è un talent, tu non sei scandalizzato perché non è andato a Sing. O perché non ha la battuta che ha detto. Era corta, lunga, tu sei infastidito perché non era bravo artisticamente. Quindi diciamo che la tecnica non è impossibile da raggiungere, anche per uno che non l'ha mai fatto questo lavoro. Tecnicamente a un certo punto riesce. Però io faccio spesso questo paragone ai ragazzi quando, che studiano, che fanno scuola di doppiaggio. Cioè un attore che non sa guidare la macchina. Se gli fai imparare un monologo e lo metti a recitare questo monologo mentre guida, lui avrà un sacco di difficoltà perché sarà agitato dal fatto che non sa guidare la macchina. Però poi a un certo punto imparerà a guidare la macchina e il suo monologo lo riuscirà a recitare anche guidando, perché tutti gli aspetti tecnici di guidare la macchina li ha acquisiti, non ci pensa più. E riuscirà a recitare anche guidando. Però se tu prendi un autista che guida benissimo e gli dai un monologo, non è che lui riuscirà mai a recitarlo solo perché sa guidare. Ecco, quindi diciamo che la tecnica si impara, l'interpretazione è fondamentale. Ci sono tanti, tanti che fanno questo mestiere e sono dei Google traduttori da un punto di vista interpretativo. Non trasmettono molto. Poi gli appassionati come te lo capiscono anche meglio di noi che lo facciamo alle volte. Beh, che cosa consigli agli aspiranti doppiatori? Di essere attori che aspirano a diventare doppiatori. Quindi di, sai, un attore
non è che il lavoro, lavorare, decreta se tu sei un attore o no. Doppiatore sì, perché non so, forse dico una cosa folle, cioè il doppiatore fa una cosa che è già stata fatta e quindi svolge un, cioè è molto più probabile che uno si definisca doppiatore perché lavora. Ma io posso essere un attore e non sto lavorando perché non c'è il ruolo per me. Per un doppiatore che sa fare questo lavoro, c'è sempre un ruolo per lui, se è in grado di fare questo lavoro. Quindi acquisiamo, io suggerisco di acquisirsi un'identità come attore e poi provare a aspirare a diventare doppiatore, che è una specializzazione ulteriore che però restringe molto il campo, perché è molto più difficile diventare un doppiatore che non un attore. Se tu non fossi Chiara Colizzi, chi o cosa avresti voluto essere? Oddio, ma cioè, non lo so, l'ho detto prima, forse una sportiva, o forse una, lo stesso un artista, però un po' più creativa e meno, più artista che artigiana, ecco, un artista e non un artigiano. Vuoi fare un saluto a tutti gli amici di UDAB? Allora, di UDAB? Sì. UDAB. Con la voce di Beatrix Kiddo. Ma la voce di Beatrix Kiddo è sempre la mia, non è che la cambio. Comunque sì, come personaggio. Allora io non vi ucciderò, ma spero di vedervi presto e tanti su UDAB, insieme a Matteo, mi raccomando. Per ora non vi uccido, vi aspetto. Che bello. Okay. Grazie Chiara della tua disponibilità e della tua simpatia. Grazie a te Matteo, ma figurati, mi ha fatto molto piacere. Vabbè, fammi sapere poi come, quanti anni hai Matteo? 18. 18, quindi stai finendo gli esami, devi fare gli esami? No, già, ora ho finito il quarto anno di superiore, lo finirò il quinto quest'anno. Ah, e com'è andato il seguire online? Abbastanza pesante. Pesante, vero? Speriamo che il prossimo anno riesca a partire meglio, speriamo che si riesca almeno andare a scuola. E poi, dove vivi tu, non mi ricordo? Io vivo a Catania. Ah, a Catania sei. In questo momento ci sarà un profumo pazzesco. Sì. E zagare, sarà un'esplosione di fiori ora. Sì. A tutti gli amici di UDAB, appuntamento alla prossima intervista. E mi raccomando, iscrivetevi tutti al mio canale e aspetto tanti like. Ciao a tutti!